Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Chiediamoci se il Movimento 5 Stelle ha paura dei cambiamenti. Il tema non è assolutamente questo. Intanto non si parla di autonomia differenziata in astratto, ma di quel disegno di legge firmato Calderoli. Sì, quindi sì, non è l'autonomia differenziata, quello, quella che è scritta nella Costituzione, sulla quale anche io ho delle grandi perplessità personalmente, visto che è stato dato, diciamo così, un contentino all'epoca ai movimenti di Bossi per cercare di calmare la situazione. Si è fatto quel pasticcio, dal mio punto di vista, con la modifica del titolo quinto della Costituzione. Ma il disegno di legge Calderoli fa esattamente quello che prima diceva, quello che prima diceva Borselli, cioè le regioni che sono più brave, le regioni che hanno più capacità economica potranno erogare i servizi anche ai cittadini. Quelle che non ce l'hanno invece non potranno più erogare i servizi. E tra quelle che non ce l'hanno noi vediamo gran parte del centro-sud di questo paese, per essere in tutto ciò. Gli accordi tra Stato e Regione saranno inamovibili sui livelli minimi di prestazione. No, allora attenzione, questi famosi LEP, intanto il disegno di legge Calderoli sono i livelli essenziali di prestazione. Sì, i livelli essenziali di prestazione, dice che tutte le altre competenze che non sono legate ai LEP sono immediatamente trasferibili, quindi trasporti, ambiente. Sì, però non dimenticate che io sono Mauro Grassi e quindi devo chiedere una cosa finale. Però queste sono informazioni importanti, scusate, da dare a chi ci ascolta. Tutte le altre competenze che non sono legate ai LEP, sono tantissime, sono immediatamente trasferibili alle regioni. Quindi che cosa avremo? E poi con il disegno, con il disegno del premierato a cui Giorgia Meloni avremo da sempre ha ammirato, ci ha buttato un po' di inchiostro di seppia sul presidenzialismo, ma in realtà è al premierato che è un unicum in Occidente, perché non esiste nessun altro ordinamento basato sul premierato in Occidente. L'unico esempio è Israele, dove pure sarebbe tutto accettabile questa contrarietà all'autonomia se ad oggi noi avessimo un paese che non viaggia a due velocità. Noi oggi oggettivamente abbiamo un paese, ce l'abbiamo il nord già. E il sud. Quindi meglio averne uno che viaggia a 20 velocità. Perché ci daremo sperimentare forse un modello più efficiente. E però diventa retorica. Scusa, ma fino a che si sperimenta? Ma scusa, ma voi non avete sperimentato col reddito di cittadinanza? L'avete sperimentato, si è visto che non ha funzionato. Ma era legittimo che voi lo sperimentavate. Avete detto che sconfiggevate la povertà e la povertà è rimasta. Mi fate tornare la Grecia. E allora noi salveremo finalmente il paese, non lo vedremo. La discussione parlamentare sarà molto interessante da seguire. Sì, ma non c'è paura della possibilità di cambiare. Grazie, scusatemi. Si sperimenta sulla pelle dei cittadini. Oggi è complicatissimo. Grazie. Porca miseria, se l'avete sperimentato voi. 36 miliardi di euro. Scusate, un attimo. Facciamo parlare di Grassi. Che pensa lei sull'autonomia differenziata rispetto ovviamente alla sua esperienza?